Tragedia sfiorata a Teramo questa mattina intorno alle 11 sotto al comune in piazza Orsini. Una bambina è rimasta incastrata per oltre 20 minuti con la testa tra le inferriate della recinzione che delimita la fontana dei Due Leoni. È stata un'avventura a lieto fine, per fortuna, quella vissuta da Emily, una bambina di 4 anni. La piccola è finita nella pericolosissima posizione per essersi sporta troppo in avanti nel tentativo di arrivare all'acqua del pozzetto della fontana. Sono stati attimi drammatici quelli vissuti dalla mamma, una donna romena, e da quanti hanno assistito alla scena. Per liberare la bimba sono intervenuti il personale del 118 e i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare con estrema precauzione perché la testa della piccola era appoggiata su uno spuntone ornamentale che premeva proprio su una carotide. I soccorritori sono riusciti a portare a termine la liberazione della bimba con successo dopo mezz'ora, nell'applauso del capannello di persone che si era creato attorno alla fontana.